Sì! Eccolo Stivello Magno, ragazzi, rieccoci tutti quanti nel canale Carichi Pimpanti per la vigilia di Fiorentina-Juve, partita determinante per decidere chi siamo e se riusciremo a qualificarci per la Champions. Allora, partiamo con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti di sera, ragazzi. Grazie di essere con me d'ora in poi e di assistermi e spero che mi diate altri sviluppi per i contenuti del video. E poi un altro ringraziamento, un abbraccio a tutti gli iscritti che da me passano tanto tempo e commentano ogni giorno e danno scoop e analisi e critiche al mondo Juve. Partiamo oggi con delle belle perle su tutti i fronti, sia sul mercato, sia sugli AD e anche sul discorso UEFA. Allora, prima, la parte più importante, perché sta veramente tenendo banco il caso Ronaldo. Ragazzi, molti di voi sicuramente avranno letto già le news. Ronaldo non è felice qua da noi, ha mal di pancia. Come avete visto, le ultime due vittorie della Juve, belle sonore, 3-1, secche, non l'hanno soddisfatto. Anzi, è andato negli spogliatoi molto seccato per non aver segnato. Un giocatore comunque del suo calibro, è un campione che ha segnato 97 gol con noi, dovrebbe essere contento quando la squadra vince, e invece ultimamente sembra molto abbacchiato e appunto giù di corda. E appunto Mendes sembrerebbe essere in procinto di sondare il terreno per riportarlo al Manchester United, perché come sapete l'amore a Mark Ord vecchio non si dimentica. Lui è diventato una stella, un astro nascente proprio allo United con Ferguson, e Solskjaer non ha di sicuro ritratto la mano quando gli hanno fatto una domanda su Ronaldo, sul suo futuro e sul suo possibile approdo di nuovo ai Red Devils. Chiaramente ci sono degli ostacoli da affrontare e addirittura si parlerebbe di uno scambio Ronaldo-Pogba, e torna sempre il famoso polpo, Paul Pogba. Quindi anche lì bisogna veramente prendere con le pinze le notizie. Magari è soltanto un periodo in cui lui ha avuto veramente l'infortunio a flessore, non riesce a rendere, è indispettito da questa cosa, dal fatto che non può fare gol anche semplice. Apparentemente, come avete visto, Ronaldo ha sbagliato dei gol veramente sotto misura, che non è da lui. Quindi magari nelle prossime partite rivedremo un altro Ronaldo, magari segnerà due gol con la Fiorentina e tornerà tutto come prima. E non saprei cosa dirvi sinceramente. Io credo che poi alla fine resterà, che perché non penso che anche a 36 anni rinunci a 31 milioni alla Juve con un altro anno di contratto. Andare alla United comunque non credo che gli possano dare neanche 20 milioni obiettivamente, anche se dovesse trovarsi bene, ritrovare una famiglia praticamente che l'aveva abbandonato 15 anni fa, non penso proprio che ritornerà. Poi vedremo, magari ci saranno dei colpi di scena e quindi saremo tutti qui sorpresi a dire il contrario, però fino a prova contraria appunto io credo rimarrà, così come Dybala, come avevo detto anche le disculpe ieri sera e molti di voi vi ho visto d'accordo. Poi l'altra parte del video lo dedicare appunto al mercato, perché in queste ore qui si sono sviluppate tutti in una botta delle trattative degli scambi con Real Madrid Barcellona. Ieri non c'era nulla in fermento, invece oggi, proprio per questo motivo della Superlega e con Juve e Real Madrid molto unite a rimanere nella Lega così come il Barcellona, evidentemente si è creato un feeling. E perché? Perché le due squadre sono interessate ai giocatori nostri così come noi a quelli del Real e Barcellona. Quindi gli scambi più papabili in questo momento sono quelli che vedrebbero Bonucci super interessato andare a Barcellona con uno scambio con Busquets, che a noi veramente servirebbe come il pane, perché toglierci di mezzo Bonucci, che non è comunque un pilastro della difesa, non sta facendo benissimo ed è in calo, ma ha molto mercato per paradosso, sarebbe tanta roba, anche perché Busquets è un giocatore di qualità e di quantità, ha vinto tantissimo sia in Champions che in Nazionale con la Spagna, e non trova moltissimo spazio col Barcellona perché è stato un po' abissato da De Jong, da Pedri, comunque da giocatori che si stanno facendo vedere e stanno salendo in cattedra. Quindi questo è il primo scambio. Poi un altro che avete già sentito è quello tra Dybala e Dembélé, che secondo me è molto molto più improbabile, proprio perché comunque Dybala fondamentalmente ha ripreso in mano lo spogliatoio, secondo me è ancora meglio di Dembélé, nonostante la differenza di età, un giocatore molto più completo. E l'altro che vedrebbe invece l'arrivo di Asensio alla nostra corte, però se vi dico il nome con cui vorrebbero scambiarlo vi mettete a ridere, perché Rodrigo Bentancur, che piace al Real Madrid e loro ci danno Asensio, sa molto di una sorta di barzelletta, però evidentemente qualcosa di vero c'è. Quindi staremo a vedere, probabilmente il valore di Asensio, col fatto che gioca molto meno, visto che è stato comunque coperto dalle ottime prestazioni di Vinicius Junior, grande cannoniere, e Rodrigo, un grande appunto prospetto che sta facendo vedere grandi cose,
è un pochino in alto mare il rinnovo. E comunque vedrebbe anche lui delle piste nuove in cui potersi esprimere e giocare titolare. Per quello che il valore di Bentancur, che si aggirerebbe attorno ai 35 milioni, potrebbe accontentare le casse del Real Madrid, anche in questo scambio appunto con Asensio. Vedremo, non c'è niente di vero, niente di fondato e di finale, però sono tutti nomi che a me piacciono, sinceramente, e potremmo fare al caso nostro, e privarsi dei giocatori che vi ho nominato non sarebbe neanche poi un sacrificio così grande per noi. Così come Ramsey e Rabiot, che piacciono tanto a Liverpool, United e Tottenham. Per finire, andiamo a vedere cosa è successo con la UEFA, ragazzi, perché la bufera continua. Come avete visto, Čeferin addirittura non contento di aver fatto quel battibecco con il suo ex amico Agnelli, vuole addirittura radiare dalla Champions League Juventus, Real Madrid e Barcellona perché vogliono rimanere nell'unione della Superlega e non ne vogliono sapere di togliersi di mezzo perché sono convinte che o nel 2022 o nel 23 o nel 24 questa Lega sia da fare. E quindi dicono che ci saranno queste sanzioni, ma non c'è niente di vero. Sembrano molte news giusto per vendere giornali e fare un po' di ascolti, perché non c'è niente di fondato, di ufficiale, però diciamo che la minaccia è proprio questa qua, quella di impedire a dei colossi, dei pilastri comunque del calcio europeo di partecipare alla Champions League, sapendo che comunque avere degli introiti di 90 milioni più 70-80 di sponsor all'anno comunque incide, soprattutto se poi non partecipi alla Superlega, verrebbe annullata. Quindi è una sorta di restrizione che praticamente è una specie di condanna, perché alla fine se tu ti togli dalla Champions League per fare la Superlega, ti ritrovi senza quei soldi lì e nella situazione in cui sono Real Madrid, Juve e Barcellona non possono farlo. Quindi è una specie di ordine dittatoriale che funge alla fine da sanzione, anche se non è vera e propria sanzione, perché è un obbligo involontario, indiretto di queste società di partecipare alla Champions appunto per avere gli introiti. Appunto, Čeferin, diciamo, ha approfittato di questo momento di debacle dell'economia, dei bilanci, per mettere questa restrizione in modo tale che tutte queste tre poi ritorneranno in Champions League, perché non possono fare fronte ai costi che sono aumentati, agli ingaggi lievitati, alla mancanza di, appunto, di biglietti venduti ai tifosi, alle visite nel museo della Juve, nel caso della Juve, ma anche ai centri di Real Madrid e Barcellona. E quindi questa è una situazione delicatissima in cui Agnelli deve prendere una decisione velocissima perché potremmo avere veramente delle ripercussioni fortissime e lì a quel punto, non tanto a livello di piazzamento UEFA, ma i mancati introiti se dovessimo arrivare ai quarti della Champions League, perché anche se dovessimo arrivare appunto nel piazzamento UEFA non avremmo gli introiti perché Čeferin ci priverebbe di questi soldi. Quindi è importante tenersi buoni la UEFA e la FIFA perché sono enti ufficiali e diciamolo quasi governativi, quasi internazionali, quindi bisogna sempre fare le cose trasparenti con loro. Ditemi cosa ne pensate voi, lasciate un bel pollicione se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Un bacio e a presto ragazzi, ciao!